Ciao a tutte ragazze e benvenute nel mio canale. Oggi video make up del giorno. Prima di iniziare vorrei ricambiare i saluti e i baci che mi manda Angelo Demoniaco 11 sia su Instagram che su YouTube da uno dei suoi ultimi video. Ciao Maria, ti lovo, lo sai. Amo te e Madama Butterfly 83 che è Giulia, che è la tua cara amica. Mi piacete entrambe, ci seguiamo sia su YouTube che su Instagram e questi sono i miei bacioni per voi. Adesso video make up del giorno vero e proprio. Ho realizzato questo make up che mi vedete indossato utilizzando un prodotto che ho acquistato recentemente e che vi avevo mostrato nel video haul della settimana scorsa, un haul tutta della Kiko dove ci sono i saldi al 50%, per cui io ne ho approfittato. Se vi ricordate, vi lascio il link del video qua da qualche parte, avevo acquistato tra le altre cose questa palette che fa parte della serie estiva appunto di trucchi usciti appunto nella collezione estiva, la Color Party Palette Rainbow Cake, la numero 03, coloratissima, che vi mostro subito, vedete, caratterizzata da queste sei cialde piuttosto grandi e appunto coloratissime, da un bello specchio molto pratico e da questo packaging specchiato anche lui bellissimo con questa macchia di colore che mi fa impazzire. Queste palette costavano di listino 16,80 €, scontata al 50% l'ho pagata 8,40 €. Forse ne avessi acquistata anche un'altra, mi sa che non facevo un cattivo affare, ma erano colorazioni, una sui toni del marrone, l'altra sui toni del rosa, che sinceramente posseggo già in altre palette, quindi insomma quella più nuova mi sembrava questa e sono molto soddisfatta dell'acquisto. Questi ombretti possono essere usati sia asciutti che bagnati. Io finora li ho utilizzati solamente asciutti e per un eventuale utilizzo bagnato e un approfondimento vi rimando a una futura review quando avrò utilizzato il prodotto e l'avrò conosciuto meglio. Ma vi voglio già fare un make up del giorno perché mi sto trovando già molto bene e finora ho utilizzato praticamente il bianco e poi il verde con il quale ho realizzato il make up che vi descriverò adesso. Allora, per realizzare questo make up che vi mostro adesso più da vicino, ho fatto i seguenti passaggi. Allora, innanzitutto, partendo appunto dal trucco degli occhi, ho applicato la base, il primer, che è la solita Kiko Eye Base Primer. La sto utilizzando ancora perché la voglio finire completamente, ce n'è sempre, non finisce mai. Vi ho già detto che mi sono trovata benissimo e quindi non vi ripeto che sono contentissima di questo prodotto. Poi ho preso l'ombretto verde, questo qui, e l'ho applicato su tutta la palpebra mobile. Dopodiché ho applicato il bianco, che è un bianco glitterato multicolor fantastico veramente, sull'arcata sopraccigliare. E poi, prendendo il pennello da sfumatura, ho ripreso il verde e sono andata a creare la piega dell'occhio e la sfumatura amalgamandola meglio con l'illuminante. Dopodiché ho preso il piegaciglia, che è un attrezzo che ho scoperto tardi, ma nella vita si fa sempre in tempo a imparare e col quale mi sto trovando benissimo. Ho piegato le ciglia e dopo aver effettuato questa operazione ho realizzato la linea di eyeliner nera che mi vedete con il super liner Black Buster della L'Oréal Paris, l'eyeliner che ho acquistato recentemente e con il quale mi sto trovando benissimo. Eventualmente vi lascio il link del video haul dove vi parlo del suo acquisto e più avanti magari vi faccio una recensione perché è veramente un prodotto con il quale mi sto trovando molto bene. Poi ho delineato la rima interna dell'occhio inferiore e superiore con quello che ormai è un flop conclamato ed è il Kajal Nero 104 di Deborah Milano. Sono poi andata di mascara. Sto ancora utilizzando il mio vecchio Relasteel nero e come vedete c'è ancora parecchio prodotto, le ciglia sono ancora abbastanza incurvate. Ho poi delineato le mie sopracciglia, che sono molto più chiare di così, utilizzando il kit della Essence in polvere. Vedete, la polvere più chiara si sta consumando inesorabilmente. E dopo aver applicato la crema idratante, ho applicato il fondotinta minerale della Neve Cosmetics Light Coverage Mineral Foundation nella colorazione Light Neutral. È l'unico fondotinta che io mi posso permettere, anche se non ha una copertura eccezionale, lo so,
ma io purtroppo soffro di dermatite seborroica ed è l'unico, una leggera forma, per fortuna, ma è l'unico fondotinta che mi posso permettere. L'ho applicato asciutto con il Kabuki di Neve Cosmetics, con il quale mi trovo veramente bene. Morbidissimo, bello. E come blush ho deciso di provare uno dei nuovi acquisti, appunto, che troverete nel video haul del quale vi lascio il link, che è il Glow Touch Lips and Cheeks nella colorazione 04 Pleasant Pink Azalea, ossia questi blush in crema della Kiko, qua si è già rotto, che fanno sempre parte di questa collezione estiva, tutta floreale, e che anch'essi sono venduti scontati al 50%, per cui l'ho pagato, mi sembra, sui 3 euro. E in questo caso, appunto, è un prodotto, un blush in crema che può essere utilizzato sia come blush che come gloss, e lo vedete applicato sulle labbra. Allora, questi prodotti devo dire che sono un pochino controversi, perché appunto, come mi diceva su Instagram Giulia, Madama Butterfly 83, anch'io sto diciamo maturando la sua stessa opinione, per cui come gloss mi piacciono perché sono molto morbidi, il profumo è ottimo. Sono veramente morbidi e credo che anche nella stagione magari più invernale faccia comodo un gloss così morbido. Come blush, come vedete, lascia un po' di lucido sulle guance, per cui non è che mi piaccia molto. Anche perché poi non mi riesco a dosare bene. Magari sono io che sono impedita, ma col blush in crema non è che mi trova benissimo. Il colore è molto bello. Tra l'altro l'ho acquistato anche nella versione più sul color mattone, che è la colorazione 05, la Spicy Chocolate. Anche lui come gloss mi piace tantissimo, per cui ho deciso di acquistare le due versioni, insomma, una più sul rosso, una più sul rosa. Ma come blush vi dico, non è tanto la pigmentazione in se stessa, che non è proprio male, anche se durano poco, ma è il fatto che lasciano questa sensazione di appiccicoso sul viso e soprattutto di lucido, che si vede proprio, quindi sinceramente proverò qualche cosa in polvere, o della Kiko come mi ha suggerito qualcuno di voy, o anche della Essence, per cui mi sembra il Baby Doll, se non ricordo male, credo che la prossima prova ricadrà sull'Essence. Credo che sia un make-up molto fresco, perché comunque, anche come vedete, anche la linea di eyeliner ho cercato di farla più sottile possibile, proprio perché in estate si suda, non mi piace, ecco, con il caldo non mi piace truccarmi troppo, e quindi spero che possa essere un suggerimento. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Per oggi è tutto, io vi ringrazio, vi saluto tutte quante, mando un bacione a tutte le ragazze che si stanno iscrivendo al mio canale e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!